La Sampdoria dopo lo 0-0 contro il Sassuolo cerca la posta piena in casa contro l'Ascoli, parte subito forte, occasione colossale per Pozzi in posizione regolare, non riesce sul secondo palo a trovare la deviazione vincente, quasi solo Sampdoria nel primo tempo, ancora Pozzi protagonista, stavolta di testa, alza sopra la traversa Nicola Pozzi, il più attivo dei suoi per distacco nel primo tempo, si fa vedere anche l'Ascoli nell'area avversaria, conclusione da fuori di Donato che non riesce a trovare lo spazio per la traiettoria giusta, si allunga un po' l'Ascoli, stavolta concede quasi in campo aperto questa chance, ancora Pozzi che prova a incrociare col destro, Guarna attento di piede, si salva sugli sviluppi del corner battuto da Renan, ancora Pozzi, ancora lui ad andare su di testa con la giusta elevazione ma senza trovare la porta, da fuori anche la Sampdoria, stavolta con Renan, praticamente un tiro a segno quello dei padroni di casa nel primo tempo. Continua così questa falsa riga, anche la ripresa ci prova Foggia su piazzato da fuori, la palla non si abbassa col mancino come avrebbe voluto, ci prova in tutti i modi la Sampdoria anche con l'inserimento centrale, qui secondo giallo per Ciofani, più che dubbio il cartellino, ci sta a malapena il fallo, in avviso non c'è mai l'ammonizione, il secondo giallo, espulso Ciofani, Samp che prova a capitalizzare la superiorità numerica, continua a dominare, qui il colpo di testa di Costa che trova il palo, poi il tentativo di tap-in di testa in mischia ancora una volta di Pozzi, un altro pallone in mezzo, l'ennesimo, stavolta verso Pellè, il colpo di testa di Munari che anticipa anche Pozzi, bravo Guarna a rispondere presente, l'Ascoli prova a alleggerire qui con il destro da fuori di Donato, prova a supportare l'azione dei suoi compagni, un Ascoli che ha sofferto tantissimo nei minuti finali, ha saputo fare il muro nella sua area di rigore in inferiorità numerica, qui Segnoli ha una grande chance, allunga troppo il pallone, colpisce anche Guarna proseguendo il movimento, finale nervoso 0-0, quindicesimo pareggio per la Samp.